Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Michel Charbonnier. Care amiche e cari amici, ben ritrovati dagli studi di Radio Bequita Evangelica in questa domenica. Ci raccogliamo qui da posti diversi, da situazioni diverse, per esprimere a Dio la nostra lode e le nostre suppliche, il nostro canto e le nostre preghiere, e per riflettere alla luce della Sua parola su ciò che abbiamo passato, su ciò che stiamo vivendo e sul cammino che ci sta davanti, al quale Dio ci chiama. E quindi iniziamo il nostro culto dicendo anche noi, anche oggi, cantiamo al Signore un canto nuovo, che tutta la terra canti al Signore. Cantiamo al Signore, benediciamo il Suo nome. Ogni giorno proclamiamo in parole e in azioni la buona notizia, che Egli salva, che Egli ci ama. Facciamo conoscere le sue opere meravigliose tra le nazioni, raccontiamo a tutti e tutte le cose straordinarie che Egli fa, perché grande è il Signore, Egli solo è degno della nostra lode. Cantiamo al Signore un cantico nuovo. È un canto nuovo, poi che prodigio gli operò. La sua mano destra vittoriosa e il santo braccio suo levò. L'Onnipotente ha rivelato il gran mister di sua pietà, la sua giustizia han contemplato nel mondo fin l'estremità. Dice il Salmo 96: cantate al Signore un cantico nuovo, cantate al Signore abitanti di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Proclamate la sua gloria fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli. Perché il Signore è grande e degno di sovrana lode. Date al Signore gloria e forza. Gioiscano i cieli ed esulti la terra. Risuoni il mare e quanto contiene. Esultino i campi e quanto in essi. Tutti gli alberi delle foreste emettano gridi di gioia, in presenza del Signore, poiché Egli viene, viene a giudicare la terra. Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con verità. Preghiamo. Signore, il tuo Figlio è venuto per aprire e tenere aperta la porta che conduce a te, che ci rende vicini e vicini a te, e che ti rende vicini e vicini a noi. Tu proteggi i nostri passi, ci precedi e ci accompagni, ci circondi con la tua misericordia che sostiene la nostra vita e che ci fa trovare in te il nostro rifugio e la nostra salvezza. Siamo in luoghi diversi questa mattina, ma ovunque noi ci troviamo, vogliamo mettere la nostra vita sotto il tuo sguardo e vogliamo ascoltare la tua parola per capire come cantare con la nostra vita un canto che sia veramente nuovo. E quindi ti preghiamo di donarci il tuo spirito e di assisterci con la tua grazia, perché tutte le nostre preghiere e le nostre azioni, le nostre iniziative e le nostre riflessioni abbiano in te il loro principio e il loro senso. Amen. Egli è fedel, s'è ricordato dell'infinita sua bontà. Per il suo popolo di credenti, egli è l'Iddio di fedeltà. Or giubilate, salmeggiate, col suon di corni e cetre d'or, o della terra abitatori. Cantate al Re Signor.
ciò che in esso di gioia e che gil mondo inter. I fiumi battano le mani e i monti esultin di piacer, poi che gli vien per giudicare, vien le nazioni a governar. La legge sua, la sua giustizia saprà fra i popoli instaurar. Il testo biblico che è proposto alle nostre chiese per la meditazione di oggi si trova nella lettera agli Ebrei, al capitolo 5, i versetti dal 7 al 10. Durante la sua vita terrena, Gesù si rivolse a Dio, che poteva salvarlo dalla morte, offrendo preghiere e suppliche, accompagnate da forti grida e lacrime. E poiché Gesù era sempre stato fedele a lui, Dio lo ascoltò. Benché fosse il figlio di Dio, tuttavia, imparò l'ubbidienza da quel che dovette patire. Dopo essere stato reso perfetto, egli è diventato causa di salvezza eterna per tutti quelli che gli obbediscono. Infatti Dio lo ha proclamato sommo sacerdote, alla maniera di Melchisedec. Il Signore benedica il nostro ascolto e la nostra meditazione della sua parola. Amen. Cosa vuole dirci questo testo della lettera agli Ebrei con il suo linguaggio così difficile, così lontano da noi? Ci dice, semplicemente, meravigliosamente, che Gesù è sempre tra te e Dio. Non ha rivelato per poi sparire, non ha dato un'indicazione, una regola, una via per poi lasciarci soli. Gesù è sempre tra te e Dio. E per questo non hai bisogno di altri sacerdoti, di altri mediatori, ma hai bisogno di Lui, oggi. Non solo del Gesù ricordato, letto, commemorato, raccontato, ma del Gesù che oggi ti apre la porta dei cieli, che oggi continua a dare effetto al suo sacrificio sulla croce, così che tu, anzi tutte e tutte noi, siamo più vicini a Dio e Dio è più vicino a te, anzi, a noi. Questo è il senso del sacerdozio eterno di Gesù. Eterno. Nell'ora della sua croce si apre una porta tra la realtà di Dio e la nostra realtà. E quella porta, però, Gesù non l'ha solo aperta, ma la tiene aperta. E solo attraverso quella porta possiamo conoscere oggi la salvezza di Dio. Questo testo, innanzitutto attraverso la menzione dei terribili momenti del Getsemani, della sofferenza, ci dice che la comunione tra il Padre e il Figlio è una comunione profonda e stretta. Ci dice che il Padre e il Figlio vogliono la stessa cosa, il riscatto per l'umanità. E questa cosa la compiono insieme. Il Figlio accettando la morte sulla croce, il Padre prendendo posizione, identificandosi e lasciandosi trovare solamente nel volto del Figlio, turbato nel corpo e nello spirito. Spesso ci sono critiche a questa dottrina del sacrificio di espiazione, che è vista come un'immagine sanguinaria di Dio. Ecco, questo testo io credo ci aiuta a ricordare due cose. Uno, che Dio si rivela solo dalla parte di Gesù, sulla croce, che è totalmente presente e totalmente solidale con il Figlio che soffre. E poi, che la resurrezione è la salvezza di Gesù stesso, anche per noi, ma per primo, compiutamente, per Lui. La vita che Gesù ha ottenuto per la sua obbedienza non è stata la fuga dalla croce, ma il risveglio dalla morte e la vita eterna. E non è poco. E poi questo testo ci dice che Gesù è pienamente e veramente
essere umano, benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Cioè, Gesù è il figlio eterno del Padre, noi crediamo nella Trinità, ma per usare un gioco di parole, non è l'eterno figlio di papà, sceso sulla terra per farsi dire da tutti quanto è bravo. Anzi, è la prova difficile e vittoriosa per l'umanità di Gesù. Un'umanità resa perfetta, si potrebbe tradurre anche resa completa, o più liberamente santificata o consacrata, nell'obbedienza che ha imparato soffrendo. E sappiamo quanto l'esistenza di Gesù sia stata profondamente umana, dalla fame nel deserto, delle tentazioni, alla sete sulla croce, ma questa umanità di Gesù trova il suo compimento, la sua perfezione, la sua consacrazione non nell'affermazione di sé, ma nell'obbedienza alla volontà del Padre suo e nostro. In questa obbedienza a Dio, obbedienza che lo porta sulla croce, la sua umanità viene riconosciuta completa, perfetta. E quindi attenzione, l'obbedienza a lui diventa, udite udite, criterio di appartenenza a lui e di partecipazione alla salvezza. La salvezza, dice il testo, è per tutti quelli che gli ubbidiscono. La nostra umanità quindi si conforma all'umanità di Gesù e quindi anch'essa si fa piena, completa, perfetta nell'obbedienza. E infine, Gesù, ci dice questo testo, è sacerdote per l'eternità, cioè ti porta a Dio e porta Dio alla tua portata. Sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, dice il testo. La figura di questo personaggio dell'Antico Testamento, un po' misterioso, re di Salem, che a un certo punto incontra e benedice Abramo, viene presa come figura di un sacerdozio permanente. Gesù Cristo è il nostro sacerdote in eterno. Ecco, io credo che abbiamo bisogno di ricordarcelo oggi, di ridirci il senso di questa espressione, di questa affermazione, oggi in cui prevale il fai da te anche in campo religioso. Crediamo che la fede sia pressappoco un sentire e non un ascoltare. E perciò il discorso di Cristo come unico sacerdote e unico mediatore lo troviamo un po' stretto. Ma se ci riflettiamo bene, a cosa serve questo sacerdozio? A trovare la riconciliazione con Dio e ad avere un contatto con Lui, ottenendo favore. Ma se ci riflettiamo bene, a che cosa serve il sacerdozio? A trovare la riconciliazione con Dio e ad avere un contatto con Lui, ottenendo favore. Ma dove vuole essere trovato Dio? Soltanto in un uomo massacrato sulla croce c'è la via che porta a Lui. Questa è l'unica chiave, ci dice questo testo, che apre la porta del cielo. E invece io credo a volte siamo tentate di identificare il rapporto con Dio con la spontaneità. E così facendo creiamo un Dio interno, naturale, percettibile. Io sento la vicinanza di Dio, io la provo. E così facendo però finiamo per passare il tempo a chiederci: ma provo abbastanza? Sperimento abbastanza? Sento abbastanza? Oppure altre volte identifichiamo il rapporto con Dio completamente e solamente in una scelta etica. Io faccio così perché è giusto, quindi Dio lo vuole. E però in quel caso passiamo il tempo a chiederci: ma faccio abbastanza? Realizzo abbastanza? Ma non c'è salvezza se questa non ti viene donata dal di fuori di te,
Non puoi uscire da un pozzo tirando te stesso per i capelli. Questo è il punto. Noi non siamo al timone della nostra vita e non siamo nemmeno al timone del nostro rapporto con Dio. Se crediamo di essere noi a decidere del nostro rapporto con Dio, a controllarlo, sbatteremo contro una porta che non si aprirà. Cristo, il sommo sacerdote, ci ricorda questo testo, è diventato autore di salvezza eterna. È il timone del contatto tra noi e Dio. E questo contatto con Dio possiamo trovarlo soltanto mediante la sua persona. Nell'abbassamento di Cristo Dio raggiunge la nostra bassezza. E noi quindi in Cristo conosciamo Dio. E solo in Cristo conosciamo Dio. I suoi benefici per noi, la sua parola per noi, il suo ascolto di noi. Se conosciamo il Cristo sacerdote eterno, allora siamo veramente privilegiati e privilegiate. La nostra riconciliazione con Dio è in mano sua e nulla e nessuno ce la potrà toccare. Pensavamo di avere in mano il nostro rapporto con Dio? Ci sbagliavamo. In mano abbiamo soltanto quello che la nostra manina stringeva quando siamo venuti al mondo. Non abbiamo in mano il nostro rapporto con Dio. Siamo in rapporto con Dio soltanto perché siamo nelle mani del Signore Gesù Cristo. E fratelli e sorelle, ci è andata bene, perché siamo in buone mani. Amen. Preghiamo. O Dio, che cavalchi il vento, il cielo azzurro, il sole, le fresche brezze che cullano le foglie che cadono. Tutta la creazione ci parla di te, del delicato artista che ha plasmato noi e tutto ciò che ci circonda.
Noi innalziamo i nostri canti e le nostre preghiere di gratitudine e stupore a te. E ti presentiamo in preghiera noi, i nostri cari, il nostro prossimo, il nostro mondo. Gesù, che ti sei fatto servitore di tutti e tutte, ti chiediamo, umilia la nostra arroganza con i tuoi atti di misericordia, rovescia le nostre pretese con l'esempio della tua vita di servizio. Sorridi della nostra fame di potere mentre ci doni parole di grazia e di amore gratuito. Spirito che muovi e custodisci il nostro cuore, porta le nostre preghiere al trono della grazia, anche quando sono solo sussurri nascosti in fondo al nostro cuore. Disegnaci la mappa che ci serve per conoscere la via del regno. Trasforma le nostre parole balbettanti in annunci, lode, meraviglia per il nostro Dio. Dio, che crei e ricrea la comunità, Padre, Figlio e Spirito Santo, sii con noi in questo e in ogni momento. Noi ti preghiamo come ci ha insegnato Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E ora vogliamo andare, sorelle e fratelli, invocando su di noi la benedizione del Signore. Possa Dio benedirci donandoci disagio davanti alle risposte facili, alle mezze verità, alle relazioni superficiali, così che possiamo vivere profondamente nel nostro cuore. Possa Dio benedirci donandoci rabbia davanti all'ingiustizia, all'oppressione, allo sfruttamento delle persone, così che possiamo lavorare per la giustizia, la libertà e la pace. Possa Dio benedirci donandoci lacrime davanti a chi soffre il dolore, il rifiuto, la fame e la guerra, così che possiamo stendere la mano per confortarli e cambiare il loro dolore in gioia. E possa Dio benedirci donandoci abbastanza pazzia da credere di poter fare la differenza nel mondo, così che possiamo fare ciò che gli altri sostengono che non possa essere fatto, portare giustizia e gentilezza in questo mondo. Amen. Amen sia tu, Luisa. Amen sia tu, Luisa. Amen.
Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Michel Charbonnier.